Buonasera a tutti, stasera sono in veste di conduttore e quindi mi ritraggo come critico, dirò qualcosa però la dirò dopo. E mi fa piacere essere qui ed è la quinta volta che noi ci vediamo per ricordare Bill, che è scomparso il 19 di ottobre del 2012. Poco dopo facemmo subito un evento, io ricordo la mia emozione, non riuscivo proprio a leggere la poesia. Ecco, la distanza del tempo fa sì che oggi possa parlare più serenamente con voi. E mi fa piacere, oltre a tutti gli amici di Achille che sono in sala e sono stati già menzionati da Vincenzo, intanto ringraziare la direttrice della biblioteca che è sempre prodiga, è sempre disponibile per questa iniziativa, la signora Piera Costantini. Poi mi fa molto piacere ringraziare per la loro presenza, che non è marginale, non è solo emotiva, la sorella di Achille che è in sala, Carmela, il fratello, e poi andremo a leggere delle poesie in napoletano con Achille. E poi c'è Angelo e Gabriele Scalessa, rispettivamente cognato e nipote studioso di Achille. Se l'altro sono laggiù in fondo nascosti opportunamente. Naturalmente ho un'ultima Paola. E Maria che c'è sempre, benvenuto, ecco Massara che è appena arrivato, accomodati. E Maria che c'è sempre nei video di Achille, anche nei libri postumi. In tutti i libri postumi c'è la poesia per Maria. Abbiamo messo in tutte e due le antologie, per esempio, c'è l'ultima poesia di Achille dedicata a Maria. Io non dico per ora nulla su Achille, dirò qualcosa dopo, mentre parliamo dell'antologia. Invito intanto subito Luca, che con me condivide anche un'altra bellissima esperienza, che è la direzione dell'annuario di Poesia Punto, a Novi Ligure. Siamo stati promossi direttore anche lì, ha fatto carriera, ma vi dico intanto, ecco, questa antologia, questo libro bellissimo, l'idea è geniale, no? Perché il libro deve essere alla portata di tutti, economico e soprattutto deve essere tascabile, no? Cioè il libro che tu ti porti e che ti metti in tasca. Questa è l'idea geniale che ha avuto Vincenzo. Che i libri di poesia sono questo, no? Non sono la chitarra del premio Nobel che si porta in giro, ma il libro più facilmente si porta rispetto alla chitarra. Battuta feroce, lo so. No, tra l'altro c'è una cosa sublime che è accaduta, c'è questa foto di Achille con la chitarra, no? Achille suonava, non lo so, tu sei stato preveggente, no? Poi per carità, adesso piccolo spaccato simpatico su Dylan, in realtà era candidato da 20 anni, non è che è successo Dylan era candidato da 20 anni, poi questa cosa fa rabbia, la dico tutta, ma poi fece rabbia anche il Nobel a Dario Fo, perché avevamo un poeta grandissimo, immenso, che si chiamava Mario Luzzi, che aspettava questo premio come lo aspettò Ungaretti e non lo ebbe mai, come tantissimi grandissimi poeti non l'hanno mai avuto. Pasolini, tantissimi, Borges non l'ha mai avuto, però voglio dire, i premi passano, i libri si spera, le parole dei libri sui libri restino. Era un inserto così, uno spaccato del quotidiano. Allora invito subito Luca a dirci sul libro. Lui in pratica questa antologia ovviamente nasce, come dire, è una costola, no? Dell'antologia maggiore che abbiamo fatto nel 2012, che è uscita nel 2012. Achille era vivo, Achille ha partecipato al lavoro di questa antologia. Naturalmente questa antologia è già introvabile e quindi era importante, anche con la promessa che vi abbiamo fatto l'altro anno annunciando la nascita del Centro Studi, che ogni anno avremmo fatto almeno una piccola pubblicazione, e noi cercheremo di tenere fede a questo impegno. Le pubblicazioni possono essere molteplici, un anno può essere un libro di Achille, per esempio una ristampa anastatica di una vecchia raccolta, o un libro di saggi di Achille o su Achille. Ogni anno noi lavoreremo in questo, quindi aiutateci con il vostro sostegno annuale di soli 10 euro. Si dice euro e non euro.